Giulio Sonego, figlio del grandissimo sceneggiatore e portavoce del cinema italiano nel mondo, che rapporto aveva suo padre con queste terre dove ci troviamo, Rivinelago, San Pietro di Feletto? Intanto è nato a 30 km da qui, quindi, e poi ha vissuto per un certo periodo almeno la madre a Foz del Pago, dove io tra l'altro ho fatto le elementari, e poi per un fatto più climatico che altro spostò mia nonna e poi la sorella, mia zia, qui nelle colline. C'aveva un amico di infanzia che abitava da queste parti, gli consigliò una casa semi abbandonata con una decina d'ettari di collina col prosecco qui, la frazione di Borgonese, quindi qui a San Pietro di Feletto, e l'ha ristrutturata in modo, tra l'altro rispettando proprio sembrava esattamente la casa del contadino Rotolo, solo per renderla abitabile, e quindi non, si è trasferito effettivamente solo per un paio d'anni, ma tardivamente, diciamo, non all'inizio. Però ci veniva spessissimo, ci veniva un po' per trovare la madre, ma anche per rifugiarsi, per pensare, ogni tanto stava qui un mese, 2 mesi, proprio si Era il suo isolava. buon Sì, ritiro per certo, prendere assolutamente. l'ispirazione. Dove si vestiva, come era già vestito sempre in maniera un po' particolare, però si vestiva come un contadino, si metteva gli stivaloni, si andava giù per la campagna, e scriveva, disegnava anche, perché lui poi in fondo era anche un pittore, nasce come pittore, come scrittore, e quindi stava qui e qui stava proprio a suo agio. Così, recuperava appunto un po' dello stress di Roma, del casino. Poi si è trasferito qui per un paio d'anni, che è stata un'esperienza anche abbastanza curiosa, perché per 2 o 3 anni si trasferì qui, e visto che lui lavora da solo in casa, non ha un ufficio, non ha poi non c'era internet, così, quindi ci fu, non dico mezzo cinema italiano, ma quasi, e non solo italiano, che a un certo punto si trasferì qui, e fu molto divertente, Chi c'era? perché era. Chi c'era qui? Qualche Beh, nome? insomma, sono tanta gente, dai sordi con cui ovviamente lavorava, spesso, che ha passato dei mesi qui a casa nostra. C'era, vabbè, Mastroianni, che ha fatto pochi film, che un paio solo, ma era molto molto amico. Tanto ha fatto un film, Moglie Amante, che è ambientato qui a Cison di Valmarina, qui proprio qui dietro. E poi i produttori, De attori vari, Laurentiis. sì, De Laurentiis forse era già negli Stati Uniti quando è, però c'erano, non so, Lavitti, c'erano.